aiutami a divulgare la fede in Dio iscrivendoti. La troppa confidenza da evitare. A un uomo qualsiasi non aprire il cuore, ma parla dei tuoi problemi con persona saggia e timorata di Dio. Evita di frequentare con troppa superficialità persone inesperte e sconosciute. Non correre dietro ai ricchi con l'intento di adularli. Evita anche, per quanto ti è possibile, la compagnia dei grandi e dei potenti. Stai invece volentieri vicino alle persone umili e semplici, a quelle devote che fanno del bene, e con esse discorri di ciò che è utile al tuo progresso spirituale. Non usare eccessiva familiarità con nessuno, ma raccomanda tutti a Dio. L'unica vera familiarità riservala a Dio e agli angeli suoi, evitando ogni morbosa curiosità che riguardi chiunque altro. Se è vero che dobbiamo amare tutti, è altrettanto vero che non con tutti si deve avere confidenza, soprattutto quando questa possa rivelarsi poco raccomandabile. A volte può succedere che una persona famosa, ma a noi perfettamente sconosciuta, ci dia semplicemente fastidio una volta che ci sia di fronte. Dall'altra parte può anche darsi il caso contrario, che cioè siamo noi a credere di piacere a qualcuno, quando invece l'altro non gode affatto di stare alla nostra presenza, per il semplice fatto che vede in noi più di un difetto. Grazie per averci seguito fin qui, e se questo video ti è stato di qualche aiuto, ti chiedo di iscriverti al canale e di attivare la campanella.